Salve a tutti. Riprendiamo il discorso sul presunto complotto di sinistra che sarebbe in atto in questi giorni, cioè insomma, questi giorni, questi anni, insomma. E uno dei cavalli di battaglia dei complottisti di destra è credere che praticamente la sinistra sia uno strumento della massoneria giudaica e che il comunismo sia stato creato da degli ebrei. Ora, in questo video parleremo del rapporto fra Marx, il marxismo e l'ebraismo. Si tiene sempre fuori il fatto che Marx era di origine ebraica, questo è vero. Ma lui non era né fiero delle sue origini. La sua famiglia cambiò proprio il nome, ma non è Marx, non era il nome originale della sua famiglia. Marx era nato con il nome di Mordecai Levi, se non ricordo male. Lui non era nemmeno un credente, così si convertì formalmente al protestantesimo, ma non erano credenti. Lui addirittura aveva delle religioni. Lui credeva che, come si parla, nel scritto La questione ebraica, spiegava il perché, non aveva di senso, perché non è l'ebreo da reclamare i diritti, ma è l'uomo in generale. Per quello che scrisse in quell'opuscolo e non solo, Marx viene accusato spesso di essere antisemita. Una cosa molto strana, come un ebreo antisemita. Mi pare che Marx, a parte il fatto di insultarsi gli ebrei nelle lettere, poi riteneva sbagliato anche l'attaccamento al denaro degli ebrei, criticava, a parte Dio in generale, ma il loro Dio, che riteneva un Dio molto mondanizzato per via dell'attaccamento alle cose materiali, criticava il nazionalismo ebraico. Per lui il giudaismo doveva essere soppresso con la rivoluzione, ma lui credeva lo stesso con tutte le religioni, tutte le nazionalità, sostanzialmente, tutta la sovrastruttura, diciamo, come lui la chiamava. Questo ipotesi, sono il mio parere esagerato, non sono d'accordo, però il fatto che comunque sia le fonti di divisioni non devono creare problema, che alla fine sono gli uomini, non i popoli, ad avere i diritti, insomma. Poi le diversità vanno rispettate. Si devono odiare, insomma, questa posizione credo migliore. Questo è un piccolo parere personale. Tornando al discorso sull'ebraismo, Proudhon, non so, io non conosco il francese, quindi perdonatemi, il padre, diciamo, dell'anarchia, dell'anarcocomunismo, era antisemita e odiava Marx, non solo perché era di suo un ebreo, ma diceva che Marx e Rothschild erano malvagi, erano praticamente al pari. Abbiamo già parlato dei Rothschild, se non sbaglio, sì, solo in un video. Fatto solo un video sui Rothschild, fino ad ora. Se ve lo siete perso, andatevelo a vedere. Poi Bakunin, che si rifaceva a Proudhon, è stato il principale teorico dell'anarchia, o meglio, dell'anarcocomunismo. Criticava Marx perché era ebreo, anche lui era antisemita, anche lui credeva che era alleato con i Rothschild, ma criticava una cosa molto importante del teorico marxista. Cioè, lo Stato marxista era centralizzato, prevedeva quindi una banca centrale, che banche centrali sono strumenti della cosiddetta nazione ebraica per sfruttare il popolo. Queste parole, io vi consiglio proprio di andare a cercare di incorniciare, tanto ci sono tutti i link in descrizione. Un bel po' di roba, se volete confermare quello che dico. Sembrano cose uscite fuori dalla bocca di un complottista odierno che parla male del dominio giudaico nel mondo. Bakunin diceva, criticava questa cosa di Marx perché, diciamo che la cosiddetta abolizione dello Stato nell'anarchia consisteva non solo nella forma di democrazia diretta, oltre che i mezzi di produzione che appartenevano al popolo, sono tutte le stesse cose che poi diceva Marx. Ma la società andava organizzata in una confederazione di città-stato, un po' come le polis greche. Città-stato, fra virgolette, perché per loro questa era l'abolizione dello Stato. Cioè, questo era l'opposto di uno Stato centralizzato. Questo non. Ma non voglio affrontare i problemi di chi avesse ragione fra i due. Non ci interessa in questo momento. Poi, una cosa molto importante. I complottisti di destra mi devono spiegare per quale ragione la maggior parte, se non dire, per non dire proprio tutti i comunisti, e moltissimi comunque di sinistra in generale, sono contro lo sfruttamento, la distruzione anzi dello Stato palestinese, del popolo palestinese da parte di Israele.
Molti si proclamano antisionisti, ma non è mo molto corretto in realtà, perché diciamo che il sionismo, c'è stato anche il sionismo marxista, che parlava che chiamava il principio di autodeterminazione dei popoli, che non voleva affatto distruggere Israele, c'è chi parlava di soluzione dei due stati o di binazionalismo, ora ne parliamo meglio. E non solo questo, ma Arafat e Abu Mazen, cioè il loro partito, non è comunista, ma è diciamo di sinistra, centro-sinistra, diciamo di ispirazione socialista democratica, diciamo. Benché comunque sia loro è un tentativo, diciamo, come devo dire, di fare un governo, perché voglio dire, sono rimaste quattro case che chiamiamo Palestina. Ormai Israele si è mangiato tutto il territorio. E comunque sia, come fa la sinistra ad essere strumento del sionismo se la sinistra è contraria a ciò che il sionismo ha prodotto nella pratica? Persino il governo palestinese, dalla sua fondazione, prima Arafat e poi Abu Mazen, oggi sono di sinistra, centro-sinistra comunque sia. Beh, parlando dell'esempio del sionismo marxista, socialista, diciamo, c'è il partito chiamato MAPAM, che era, per esempio, per il binazionalismo, praticamente. Così come il Partito Comunista di Israele, proprio in Israele, sono qui, il Partito Comunista Israeliano è dichiaratamente antisionista. Il MAPAM era è palestinese. Se non ricordo in origine, non mi sto ricordando in questo momento. Tanto c'è il link in descrizione. Comunque sia, il MAPAM era per la soluzione del binazionale, cioè unica nazione, cioè scusate, un unico stato, due nazioni. Poi alla fine si è accontentato della soluzione dei due stati. Poi praticamente, si comunque sia un partito israeliano. Negli anni 50, poi Stalin iniziò la sua campagna antisionista e ci fu la rottura con l'URSS. Tutt'oggi esiste il Partito Comunista Israeliano. Cioè, loro vorrebbero, con questo binazionalismo, che le due nazioni convivessero pacificamente, senza alcun problema. Ma perché farsi problemi? Sto tipo, solo perché tu sei arabo, perché io sono così, io tu sei colà. E insomma, questo sarebbe il sionismo marxista, che non è che vogliono distruggere. Poi, a proposito di Stalin, anche lui viene etichettato come antisemita. Perché, se prima uccise uno tra i milioni di ebrei, forse anche di più, c'è chi sostiene. Ma il primo fra tutti era Trotsky, no? Che era di origine ebraica, che fu ammazzato. Ma non era quella la ragione per cui ammazzava quelle persone. Le ammazzava perché lui era pazzo, appunto. Cioè, Stalin è impazzito, inizia ad ammazzare gente. O eri con lui o eri contro di lui. E se eri con lui, ti riteneva un nemico e ti ammazzava lo stesso. Lui non faceva, diciamo, distinzioni da questo punto di vista. Aveva dei collaboratori ebraici, di origine ebraica, ma se eri ateo-marxista come lui. Marxista, Stalin, insomma, questo è un altro discorso. Quindi, insomma, che sia chiaro, la storia qua, marxismo uguale ebraismo, cose del genere, è una sciocchezza. Se non anche dilungavo troppo, ci vediamo alla prossima parte del